Allora, partiamo con un presupposto che Poltergeist, Demoniache Presenze, il film di Tobe Hooper 1982 è sicuramente un film di grandissimo successo, un film che sarebbe dovuto essere diretto da Steven Spielberg, il quale si è accontentato, per così dire, di aver scritto soggetto e gran parte della sceneggiatura, nonché la revisione finale del montaggio assieme al suo caro collega Michael Caine. Il film passò nelle mani di Tobe Hooper perché Tobe Hooper era piaciuto molto a Spielberg per i suoi classiconi. Non aprite quella porta e il tunnel dell'orrore, Funhouse del 1981. Era stato ingaggiato da Spielberg e da Frank Marshall per la Amblin per dirigere questo classico, che poi sarebbe divenuto classico, poiché Spielberg era occupato nelle riprese, nella fase di produzione del classico E.T. Poltergeist sarebbe divenuto l'ottavo incasso più alto, più redditizio della stagione 1981-1982, tenendo presente che è uscito nel mese di giugno di quell'anno e in previsione delle future produzioni a nome Amblin, Spielberg e Marshall, avrebbe fatto concorrenza praticamente a uno dello stesso prodotto che sarebbe stato E.T., uscito poi nella fine del 1982 in Italia. Ovviamente distribuito poco tempo dopo. A quell'epoca l'Italia distribuiva i film, i grandi successi oltreoceano, svariati mesi dopo, a volte anche anni dopo. Questo è accaduto più spesso di quanto noi pensiamo. Il successo di Poltergeist ha inevitabilmente generato l'opportunità di sfruttare il brand e di avere altri due seguiti, uno uscito nel 1986 con il sottotitolo The Other Side, l'altra dimensione, e diretto da Brian Gibson. Il terzo film uscì nel 1988, diretto da Gary Sherman, con un cast molto rimaneggiato e, fra l'altro, un terzo capitolo sicuramente più debole. La saga di Poltergeist è stata sicuramente redditizia per quanto riguarda gli incassi al botteghino, purtroppo però è stata anche segnata da due eventi decisamente spiacevoli: il primo verificatosi al termine delle riprese del primo film, l'altro praticamente a ridosso della fine delle riprese del terzo film dell'88. E prima di raccontarvi degli avvenimenti riconducibili alla saga di Poltergeist, vi ricordo che se vi interessano i miei contenuti, le mie retrospettive, le mie storie, le mie recensioni, le mie analisi e quant'altro, non dovete fare altro che cliccare sul pulsante iscriviti per iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità. E ora partiamo con il video di oggi. Sigla. Steven Spielberg, che faceva avanti e dietro con i vari studios hollywoodiani da un ufficio a un altro, si stava mangiando un bel cheeseburger allo spaccio della MGM e si trovava seduto praticamente davanti ad uno specchio, su un bancone davanti ad uno specchio, quando si è girato perché ha visto un interessante individuo, una femminuccia, assieme alla mamma, e lui cercava un bambino dall'aspetto piuttosto angelico perché serviva a castare un personaggio di 5, 6, massimo 7 anni per un nuovo film del quale lui era produttore, che si chiamava Poltergeist. Lui era soggettista, sceneggiatore, ideatore di questa storia, un po' sulla scia dei suoi film un po' più con il retrogusto horror, come in quel periodo, ad esempio, la sua partecipazione, mi viene a pensare, di Ai confini alla realtà, quel film molto zoppicante, nel quale lui, fra l'altro, era regista di uno degli episodi più deboli, del futuro Indiana Jones e il Tempio Maledetto, che era un po' il film più dark, più sinistro, più forse anche più violento della storica trilogia. Quell'angioletto biondo dall'aspetto angelico si chiamava Heather Michelle O'Rourke, originaria di San Diego e nata nel 1975, la quale era solita venire nei vari studios, ma in quella precisa occasione stava accompagnando la sorella Tammy a fare alcune riprese per quanto riguarda Pennies from Heaven, e era in compagnia ovviamente della madre mentre la sorella era occupata al lavoro. E Spielberg la castò subito, prese questa bambina, cominciò
convincendo immediatamente la madre, la quale non navigava in buonissime economie, anche a causa di un divorzio piuttosto turbolento, che si stava frequentando con un camionista, quindi in pratica servivano dei soldi. E voglio dire, se ti si avvicina Steven Spielberg nel 1981 per un casting particolare di un film che uscirà soltanto l'anno dopo, non penso che una persona in condizioni economiche precarie dica no grazie. Infatti il film, uscito il 4 giugno del 1982, in Italia l'avremmo visto a novembre, era costato soltanto 10 milioni di dollari. All'epoca non erano pochissimi, anzi, però era una produzione grossa. C'era Lambert, c'era Spielberg, c'era Frank Marshall, c'era Tobe Hooper alla regia. C'era un buonissimo cast, come composto da Jobet Williams, c'era Zelda Rubinstein, c'era Craig T. Nelson, c'era James Caren, grande caratterista. Quindi, insomma, c'era un bel portfolio di attori, e c'erano appunto i figli che erano interpretati. Uno di questi era proprio Heather O'Rourke. Heather O'Rourke divenne inevitabilmente il simbolo di quel film, non solo per diventare un po' la vittima sacrificale della famiglia Freelings, ma soprattutto per la storica frase "They're here", cioè "sono qui, i demoni sono qui, coloro che stanno dall'altra parte, nell'altra dimensione", il sottotitolo appunto del secondo film, che vedrà luce solo 4 anni dopo. E questa bambina diventa inevitabilmente l'icona della saga di Poltergeist. Tornerà infatti prepotentemente come protagonista anche nel seguito del 1986 e nel terzo e ultimo film della saga, Poltergeist 3, Ci risiamo, fra l'altro sottotitolo estremamente discutibile. Il terzo film, diretto appunto da Gary Sherman, sarà dedicato a Heather O'Rourke, perché Heather O'Rourke non riuscirà mai a vederlo concluso. Infatti, nel 1987, poco prima che iniziassero le riprese del terzo film, la piccola Heather, che comunque ormai aveva 12 anni, aveva contratto la giardiasi, che è un'infezione intestinale che viene per aver ingerito cose sporche, spesso e volentieri acqua. Infatti lei aveva bevuto più volte l'acqua di un pozzo nella casa dove andava spesso in vacanza con la sua famiglia. Tuttavia, un team di medici che la stava curando le diagnosticò la malattia di Crohn, il morbo di Crohn, una diagnosi che solo successivamente sarà giudicata completamente sbagliata, un errore tremendo. Il 31 gennaio del 1988, a quasi riprese terminate, Heather O'Rourke, che stava a casa in quel momento, crollò per terra. Dopo aver manifestato alcuni sintomi semi-influenzali, dovettero chiamare immediatamente l'ambulanza e ricoverarla d'urgenza, perché c'era una stenosi. Durante il trasporto, i paramedici alle ore 9:25 le hanno dovuto rianimare il cuore, perché c'era stato il primo dei due arresti cardiaci. Grazie ad un immediato intervento chirurgico, la bambina riuscì a farcela e a sopravvivere a questo intervento, causato appunto da una stenosi intestinale. Tuttavia, al termine dell'intervento, ecco il secondo arresto cardiaco. Nella prima parte della notte del 1 febbraio del 1988, alle ore 2:43, Heather O'Rourke venne dichiarata morta. The news here, the little girl who appeared in the Poltergeist movies has died of complications from the flu. Heather O'Rourke appeared in 3 of the horror films in which she announced the arrival of the evil spirits. 4 giorni dopo si tennero i tristissimi funerali di questa giovanissima attrice, che fra l'altro era stata nominata 6 volte alla Young Artist Awards, e la lapide della piccola attrice talentuosa si trovano al Westwood Village Memorial Park di San Diego. La famiglia Freeling, protagonista appunto delle vicende di Poltergeist e Poltergeist 2, in un certo senso anche il terzo, ma è un'altra storia, era composta da 2 genitori e da 3 figli. Carol Ann Freeling era interpretata da Heather O'Rourke, la bimba più piccola, quella che poi diventerà inevitabilmente icona assieme alle demoniache presenze del primo film, ma c'erano anche altri 2 fratelli.
c'era Robbie e c'era Dana. Dana era interpretata da Dominic Dunn, la quale era la sorella dell'attore e regista Griffin Dunn, un volto da noi conosciuto soprattutto per aver interpretato il coprotagonista di Un lupo mannaro americano a Londra e Fuori orario di Scorsese dell'85. Un po' come la giovane Heather O'Rourke, Dominic Dunn stava cercando di farsi spazio anche lei per la sua carriera di attrice e aveva lavorato un po' qui, un po' lì, soprattutto per la televisione, e questa praticamente era l'occasione di una vita, interpretare un film prodotto da sua santità Steven Spielberg. La ragazza, prima dell'inizio delle riprese del mitico film di Tobe Hooper, era fidanzata con un sous-chef di nome John Thomas Sweeney. I due decisero, anche se in giovanissima età, la ragazza ne aveva 22 di anni a quell'epoca, di andare ad abitare insieme. I tempi erano abbastanza diversi e si facevano le cose un po' prematuramente, tuttavia il rapporto fra i due non era assolutamente buono perché litigavano continuamente. Fra l'altro, immediatamente si venne a sapere che Sweeney era un tipo decisamente violento e che aveva abusato di lei in diverse occasioni. I tentativi di separarsi dall'individuo da parte della ragazza furono tanti. Ci sono state tante fughe, c'è stato anche l'intervento degli stessi genitori della ragazza, i quali erano due attori anche loro, venivano da una famiglia di attori e quindi erano navigati nel mondo del cinema e stavano attenti il più possibile ai loro figli. Tuttavia questo non servì, perché il 4 novembre del 1982, e quindi film già uscito, a successo già conclamato e in previsione di una fase di preproduzione di un sequel di Poltergeist, la ragazza venne trovata morta e Sweeney confessò immediatamente l'omicidio per gelosia e violenza domestica, e fra l'altro aveva anche cercato di suicidarsi. Tuttavia, dopo un lungo processo, fra l'altro anche mediatico, figuriamoci, a Hollywood, la giuria, non avendo prove della premeditazione, accusò Sweeney di omicidio colposo e il soggetto in questione si fece soltanto 6 anni di carcere. In tutto ciò, l'indignazione dei familiari della Dan ve la potete immaginare. Per poter parlare di ciò che è avvenuto il 4 novembre del 1982 gli andrebbe fatto un video a parte, e chissà, magari se avrò tempo riuscirò anche ad occuparmene. Di Poltergeist rimane il successo, probabilmente il successo soltanto del primo film, il secondo traballava già un pochino, il terzo era sfacciatamente mediocre. E il primo film è un film di culto, non è sicuramente una colonna portante dell'horror, ma è un esperimento molto ben riuscito, soprattutto in quanto ad effetti speciali, considerando l'epoca. Stiamo parlando del 1981, anno di fase di produzione ovviamente, poi la release è dell'82, ma gli effetti speciali sono datati 1981. Effettivamente il tutto è venuto davvero bene, è un film che tiene comunque sia incollati alla poltrona ancora oggi, è ancora piuttosto affascinante, e anche se veniva spacciato per un horror vero e proprio, considerando anche che alla regia non c'era un regista che si occupava magari di vari generi, ma era un regista piuttosto concentrato appunto nel mondo dell'horror, è chiaro che venne pubblicizzato come un film con componenti horror più forti di quanto poi effettivamente fossero, anche se effettivamente c'erano delle immagini, delle sequenze piuttosto orrifiche e spaventose, e devo ammettere che in certi momenti l'horror si toccava effettivamente con mano. Tuttavia questi due spiacevoli eventi che si sono verificati a cavallo del primo e del terzo film, di un periodo veramente concentrato proprio nel cuore degli anni 80, è chiaro che poi il film prende una piega piuttosto amara più che spaventosa. Poltergeist diventa inevitabilmente una saga triste, dai risvolti tristi. Io sono Bella Ballò e ci vediamo nel prossimo video.